Si è conclusa da pochi minuti a Pescara in prefettura la presenza dei vertici delle forze dell'ordine, la riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica per fare il punto sulla gestione dell'emergenza sanitaria collegata alla pandemia. Come ha dichiarato al termine dell'incontro il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, si sta valutando anche l'utilizzo delle mascherine all'aperto. Abbiamo fatto questa riunione del comitato in vista della predisposizione un piano in base al quale alzeremo ulteriormente i controlli. Devo dire che qui a Pescara c'è sempre stata un'intensa attività da parte delle forze dell'ordine, tutte per assicurare il rispetto delle norme, ma come da direttive ministeriali vogliamo alzare il livello, quindi ci sarà un ulteriori controlli anche in settori che, come ad esempio quello del trasporto pubblico locale, con la previsione del Green Pass. Abbiamo disciplinato e adesso poi lì metteremo a punto un piano sulla base di queste direttive. Le strutture sanitarie stanno già lavorando, quindi sono qui a Pescara, in generale in Abruzzo c'è una grande attenzione, grande disponibilità su questo argomento, quindi non vedo in prospettiva problemi. Sul fronte dell'ordine pubblico, anche in vista dell'arrivo delle festività, temete qualche, diciamo, con maggior afflusso di persone, qualche problematica anche per qualche manifestazione? Noi lavoriamo sull'ordine pubblico quotidianamente, teniamo tutto sotto controllo, ma non è che abbiamo timori, lavoriamo appunto per evitare problemi.